Ciao, ciao, sono Tupè Antonino e sono venuto qua da Salvatore per fare, andando per cambiare anche, per cambiare per me stesso. Una cura disintossicante. Anche una cura disintossicante perché fumavo, bevevo e voglio cambiare, insomma. Più che altro anche per dimagrire. Anche per dimagrire, questa è anche una cosa fondamentale. E poi oggi è una settimana che sono qui e Come facendo ti sei una alimentato? sono andato facendo una dieta molto ristretta rispetto alle Cioè, rispetto a quello che altre. mangiavi a Quello che casa tua. mangiavo prima, esatto. E ora da domani. Domani, che sarebbe già domenica, voglio incominciare a fare un digiuno. Quanto pesi adesso? Adesso peso 87 Quando sei venuto, i 5 giorni che sei venuto qua? 92. 92, quindi sei dimagrito, Sì, pur mangiando e in mi modo sento diverso. meglio la mattina anche. La mattina mi sveglio più energico, con Fai più delle voglia. corse? Sì, infatti ho ripreso a fare la corsa e anche mi sto mettendo anche a scrivere un diario che praticamente a me non mi piaceva mai scrivere, anzi ora mi sta venendo anche la voglia di scrivere. Anche mentalmente mi sta aiutando questo tipo Di vita. di dieta. Benissimo. Da domani avanti prenderai soltanto liquidi di transito, cioè brodi, e prima di tutto prenderai il limone per la depurazione di tutto l'organismo, poi prenderai l'acido lattico, cioè per rigenerare la flora batterica, poi comincerai con la depurazione degli organi, cioè fegato, milza, reni, pancreas, ciste felle, tutto quanto, diciamo, con erbe. Diciamo che tolgono il muco come il fieno greco, c'è cioè come la coda cavallina che hanno del silice e sono contro l'osteoporosi e la depurazione del sangue e sono importanti per il rene, come la cicoria che è importante per il rene, l'ortica che è un depuratore del sangue totale e anche di tutti gli organi, la borragine per il fegato e così per tutta la giornata ti ciberai soltanto di acqua. Per circa un mesetto. Da 70 quanto sei adesso? Per adesso sono 77. E oggi ne abbiamo 12. Quindi oggi 12, 5, 2012, tu sei Sì. 77 kg. No, 87, scusa. 87, Sì. 87 kg. Fra un mese, giornalmente poi ci controlliamo, scriverai il tuo diario. Si vedrà il tuo cambiamento anche a livello di video, come cambia la tua psicologia, fisicamente e Già io tutto mi quanto. accorgo che la mattina, intanto già mi accorgo che tipo, la mattina di solito con gli occhi più incollati. Ora, per esempio, stamattina mi sono alzato e avevo già gli occhi, mi sono alzato con gli occhi aperti, Chiari? chiari. Già avevo una visione Questo molto. significa già che in pochi giorni il muco comincia a diventare più fluido e Di quindi quando è che non. faccio i Non c'è cristalli. quella famosa colla che uno quando si sveglia ha gli occhi quasi chiusi. Quello è anche un'alterazione dello stato della salute. I medici, gli oculisti lo curano con gocce. Gocce di che? Gocce di che? Di cortisone o di altre cose? Basta lavarsi gli occhi con l'acqua e Cioè, camomilla e fare una dieta di depurazione e finito tutto ogni quanto. mattina anche mi alzavo che avevo mal di piede anche perché con il lavoro che facevo per Sì, stare ma tutta la giornata in il piedi. mal di piede, anche se facevi quel tipo di lavoro, viene per un eccesso di acido urico. Mangiando carne, pesce e tutto quanto, per legge di gravità, l'acido urico scende verso il basso. E quindi se hanno i piedi pesanti, oltretutto Alla caviglia più che altro, ti facevano puzza i piedi, sì. tu ti accorgerai fra 15 giorni che i piedi non faranno più Giustamente puzza. ancora mi sento sporco, come si Esatto, può ma è dire. normale, non hai ancora cominciato. Stai cominciando da domani. E fino adesso già con poco e niente, continuando a mangiare, hai avuto dei risultati ottimi. Sì, mi sento Credo che ottimo. adesso possa bastare.
Perciò niente, riprendiamo il discorso che avevamo lasciato quasi un mese fa. Meglio ancora di prima. Meglio ancora di prima. Allora hai iniziato con 92 kg, poi l'ultima volta eri 80 kg, sì. Eri 12 kg in meno, adesso quanto sei? Ora sono 71. 71. Cioè, cosa è cambiato in questi circa 2 mesi da quando hai iniziato nella tua vita? È cambiato tutto. Giustamente ora c'è, ancora si deve perfezionare alcuna cosa, però già vedo tanta positività in me. C'è anche a livello lavorativo, ora infatti gestisco e lavoro nello stesso tempo nella mia azienda. Che prima non riuscivi né a lavorare né a gestire. No. Cioè, che le persone prima, quando imbattavano con te, non avevano nessun rispetto perché avevano, non avevano sicurezza, anche perché, cioè, perché non avevano sicurezza, vedevano in me un bambino, una persona insicura. Adesso col cambiamento fisico e un po' di cambiamento, diciamo così, mentale, cosa succede? Succede che c'è più approccio con la gente, è cambiato tutto. È cambiato un po' tutta la tua vita? Tutto. E l'alimentazione? L'alimentazione mi nutro per ora soltanto di crudo. Cioè, sarebbe a dire soltanto delle insalate, frutta. Colazione faccio con frutta oppure yogurt. Ma prendendo questo, in questo periodo di caldo, mi sembra che tu sei stata a Pantelleria alla ristrutturazione di un palazzo. Sì. Dimmi come lavori e quello che è successo. Allora, intanto il caldo si impazzisce, il caldo, infatti tutte le persone a Pantelleria sono impazzite. Sì, per il caldo, c'è più di 42 gradi all'ombra. E infatti con questo tipo di alimentazione c'è più resistenza, non che non si sente più il caldo, però c'è più resistenza a livello fisico. Nel lavoro resiste di più? Sì. E quindi il capomastro, dato che stiamo insieme per ora in questo periodo, ha capito anche lui che alimentandosi così può rendere meglio nella giornata lavorativa. Non soltanto rendere meglio, ma sopportare meglio il calore. Certo, e rendere e quindi meno stanchezza, meno sì. Sudore, sì, sì. Meno tutto quanto. E sta anche bene fisicamente. Ma non è strano che mangiando prima carne, pesce e tutto quanto, con questo tipo di caldo e lavoro e sera stremate, mangiando solo verdure e cose fresche e frutta, si lavora meglio e si sopporta meglio il caldo? Sì, perché il nostro intestino rimane più fresco, non va sotto sforzo come mettiamo questa, una fetta di carne o pane o pasta che lo rende più in lavorazione, quindi con il calore c'è la temperatura, c'è più afflusso di sangue nello stomaco, quindi più congestione nello stomaco, più calore interno, e con il calore esterno si somma. Sì. Invece con la temperatura ottimale di 37 gradi dentro, perché mangio solo verdura, se ne va in parità, se ne va circa in parità. Al di là di ogni cosa, vuoi per l'ultima volta dirmi quale sarà d'ora in avanti il tuo percorso, il tuo cammino? Ancora è di perfezionare, che giustamente tutta una volta non si può cambiare. Dal momento che hai cambiato un po' programma, hai cambiato programma di stile di vita, sia alimentare che mentale, decidi di continuare o di ritornare al vecchio programma? Restare per così. Non restare, continuare e migliorare. Restare il tipo di alimentazione e cambiare mentalmente. Quindi se io devo dare un'informazione per tutti coloro che ci hanno ascoltato e hanno ho visto i video che questo verrà assunto con gli altri che avevo che fatto soltanto prima. Con la natura, con la natura stessa uno si può guarire da tanti problemi, da tante cose che perché quello che abbiamo noi anche ci creiamo noi, cioè, volevo dire che coloro che vedranno questi video vedranno te all'inizio, cioè quando eri 92 kg, sì. E adesso che sei 71. Cioè, infatti rivedevo prima il mio video,
Hai provato, cioè, problemi nell'alimentazione, stanchezza o altri tipi di, diciamo così, di disturbi durante questi 2 mesi che hai fatto? Completamente. tranquillissimo, Credo che anzi più voglia coloro che ascoltano della possono capire che non è con l'alimentazione carnea o con l'alimentazione di prosciutto, salame, mortadelle e di tutte Infatti le le altre persone verdure. erano tutte preoccupate, che mi dicevano devi mangiarti un po' di carne perché fa bene alla mente, fa bene, hai più forza. Io ho detto io sto bene così. Mi sembra che Anzi, con il oltre. lavoro che faccio, Perfetto. erano due persone, ci siamo montate l'intero ponteggio, tutte e due da sole, e infatti tutte le persone là del posto sono rimaste scioccate, che ci siamo scaricate camion, cose. Benissimo, quindi, cioè, non è che sei indebolito, anzi ha aumentato la tua Sì, vitalità, la tua energia. sì, Non sì, sì. dico forza perché è rimasta la La stessa, ma la forza. vitalità e l'energia e il modo di esprimerti è totalmente migliorato. Questo volevo Più dire forza a mentale. coloro che pensano e a tutti i nutrizionisti che parlano sempre della fettina, della carne, del pesce, delle proteine nobili e di tutte le cazzate che dicono ogni giorno in televisione. Guardate questo video e vedete che si può completamente cambiare fisicamente e mentalmente con un po' di verdura e frutta fresca. Natura stessa. Va bene così. Perciò niente, riprendiamo il discorso che avevamo lasciato quasi un mese fa. Meglio ancora di prima. Meglio ancora di prima. Allora hai iniziato con 92 kg, poi l'ultima volta eri 80 kg, eri 12 kg in meno, adesso quanto sei? 71. Ora sono 71. Cioè, cosa è cambiato in questi circa 2 mesi da quando hai iniziato nella tua vita? Cambiato tutto. Giustamente ora c'è, ancora si deve perfezionare alcuna cosa, però già vedo tanta positività C'è anche le persone. a livello lavorativo. Ora infatti gestisco e lavoro nello stesso tempo nella mia azienda. Che prima non riuscivi né a lavorare né a gestire. Cioè, Assolutamente. che le persone prima quando imbattavano con te non avevano nessun rispetto perché Non avevano avevano come, sicurezza anche oltre che perché non avevo sicurezza, vedevano in me un bambino. un bambino, una persona insicura. Una persona insicura. Adesso col cambiamento fisico e un po' di cambiamento, diciamo così, mentale, cosa succede? Succede che c'è più approccio con la gente, è cambiato È cambiato un po' tutta la tua vita. E tutto. l'alimentazione? Alimentazione mi nutro per ora soltanto di crudo. Cioè sarebbe a dire soltanto delle insalate, frutta, colazione faccio con frutta oppure yogurt. Ma prendendo questo, in questo periodo di caldo, mi sembra che tu sei stata a Pantelleria alla ristrutturazione di un Sì. palazzo. Dimmi come lavori e quello che è successo. Allora, intanto là il caldo si impazzisce, infatti tutte le persone a Pantelleria sono impazzite Sì, per il il caldo, c'è più caldo. di 42 gradi E all'ombra. infatti con questo tipo di alimentazione c'è più resistenza, non che non si sente più il caldo, però c'è più resistenza a livello fisico. Del lavoro resiste di più e Sì. quindi il capomastro Il capo. vedendo. Dato che stiamo insieme per ora in questo periodo, ha capito anche lui che alimentandosi così può rendere meglio nella giornata lavorativa. Non soltanto rendere meglio, ma sopportare meglio il calore Certo, e rendere di e più. quindi meno stanchezza, meno Sì. E sudore, meno tutto quanto. sta anche bene fisicamente. Ma non è strano che mangiando prima carne, pesce e tutto quanto, con questo tipo di caldo e lavoro e sera stremate, mangiando solo verdure e E cose fresche e frutte. frutta, si lavora meglio e si sopporta meglio il caldo? Sì, perché il nostro intestino rimane più fresco, non va sotto sforzo come mettiamo questa, una fetta di carne o pane o pasta che lo rende più in lavorazione, quindi con il calore c'è la C'è temperatura più con. afflusso di sangue nello stomaco, quindi più
congestione nello stomaco, più calore interno, e con il calore esterno, esterno si somma. Sì. Invece con la temperatura ottimale dei 37 gradi dentro, perché mangio solo verdura, se ne va in parità. Se ne va circa in parità. Al di là di ogni cosa, vuoi per l'ultima volta dirmi quale sarà d'ora in avanti il tuo percorso, il tuo cammino? Ancora è di perfezionare, che giustamente tutta una volta non si può cambiare. Dal momento che hai cambiato un po' programma, hai cambiato programma di stile di vita, sia alimentare che mentale, decidi di continuare o di ritornare al vecchio programma? Restare per così. Non restare, continuare e migliorare. Restare al tipo di alimentazione e cambiare mentalmente. Mentalmente. Quindi, se io devo dare un'informazione per tutti coloro che ci hanno ascoltato e hanno visto i video che questo verrà assunto con gli altri che avevo che fatto soltanto prima. Con la natura, con la natura stessa uno può, si può guarire da tanti problemi, da tanti problemi. Da tante cose che perché quello che ci abbiamo noi anche ci creiamo noi, cioè, volevo dire che coloro che vedranno questi video vedranno te all'inizio, cioè quando eri 92 kg, sì, e adesso che sei 71. Cioè, infatti rivedevo prima il mio video. Hai provato cioè, problemi nell'alimentazione, stanchezza o altri tipi di, diciamo così, di disturbi durante questi 2 mesi che hai fatto? No. Completamente tranquillissimo. Credo che anzi, coloro che più, ascoltano più voglia. Coloro che ascoltano possono capire che non è con l'alimentazione carnea o con l'alimentazione di prosciutto, salame, mortadelle, di tutte. Infatti le persone erano tutte preoccupate, che mi dicevano devi mangiarti un po' di carne perché fa bene alla mente, fa bene, hai più forza. Io ho detto io sto bene così. Mi sembra che... Anzi, con il lavoro che faccio, perfetto, erano 2 persone, ci siamo montate l'intero ponteggio, tutte e 2 da sole, e infatti tutte le persone là del posto sono rimaste scioccate. Che ci siamo scaricati i camion. Benissimo, quindi cioè, non è che sei indebolito, anzi ha aumentato la tua vitalità, sì, la tua energia. Sì, sì, sì. Non dico forza perché è rimasta la stessa, ma la vitalità e l'energia e il modo di esprimerti è totalmente migliorato. Questo volevo più dire a coloro che pensano e a tutti i nutrizionisti che parlano sempre della fettina, della carne, del pesce, delle proteine nobili, di tutte le cazzate che dicono ogni giorno in televisione. Guardate questo video e vedete che si può completamente cambiare fisicamente e mentalmente con un po' di verdura e frutta fresca. La natura stessa. Va bene così.